Le crisi non devono paralizzarci. L'Europa, come sottolineava Jean Monnet, si è fatta delle crisi ed è attraverso le crisi che statisti illuminati hanno saputo intravedere e perseguire obiettivi di crescita. L'Europa si trova, a me sembra, nel pieno di un passaggio storico simile a quelli indicati da Monnet. Vorrei fare riferimento anch'io a due questioni cruciali rispetto alle quali avvertiamo che l'azione dell'Europa oggi manca di efficacia. Lo avvertiamo nelle carenze della governance economica in questi anni. Lo avvertiamo di fronte alle tragedie spaventose di profughi e di migranti, purtroppo sempre più frequenti. Sul primo versante, la carenza di governance incrementa le disparità interne all'Unione, ostacola la promozione della crescita, impedisce all'Europa di giocare un ruolo nelle crisi globali. In fondo l'abbiamo visto da recente, quando è arrivato qui il vento delle borse cinesi. Vi è un filo che lega le nostre impotenze ai nostri egoismi particolari. Questi precludono all'Unione la possibilità di giocare un ruolo di equilibrio autorevole e incisivo nello scenario globale. Frenano la capacità di definire all'interno del continente una politica economica che sia attenta alla stabilità delle finanze pubbliche, ma anche in grado di valorizzare le potenzialità, le risorse e il capitale umano di cui l'Europa dispone in gran misura, riducendo gli squilibri territoriali e sociali.